del decimo municipio presenterà il proprio programma di governo e la propria squadra. Abbiamo con noi alcuni portavoce del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, portavoce al Senato. Alla cultura nel comune di Roma, Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea, Silvana De Nicolò, portavoce alla regione Lazio, e poi ci sono i consiglieri Capitolini, Daniele Diaco e Paolo Casada. Allora, io direi di iniziare subito e passo il microfono a Paola Taverna. Buongiorno a tutti e grazie anzitutto a Giuliana per l'invito, è un piacere. Io ho il piacere e la voglia di ascoltare il programma che questi ragazzi propongono a questo territorio difficile, a questo territorio che ha visto veramente forse la peggior politica nelle sue manifestazioni più cruente e più criminogene, perché conosciamo tutti qual è stata la storia di Ossia e quali sono stati i grandi problemi che l'hanno investita. Per cui è con immenso piacere e con grande affetto che faccio un in bocca al lupo sia a Giuliana che a tutta la squadra del decimo municipio. Grazie veramente. Io ho avuto la fortuna di conoscere Giuliana e lavorarci insieme per ormai diversi mesi e ho scoperto una persona seria, che studia, che ragiona, che fa ed è capace di far fare le cose agli altri e non vuole solo gestire ma vuole fare governo. Fare governo significa immaginare dove va una città, un paese medio, il tempo lungo, non solo gestendolo giorno per giorno. Questo è un giorno importantissimo perché è il coronamento di un percorso che dura da anni, di un gruppo storico di Roma. Chi conosce il Movimento 5 Stelle lo sa, il gruppo di Ostia, che è un gruppo straordinario, nato anni fa appunto in un territorio difficile che è stato dominato dal malaffare, in cui dei cittadini, come diceva giustamente poc'anzi il vice sindaco, hanno deciso di farsi Stato, e di cui Giuliana è la degna rappresentante, avendo lavorato per tanti anni con questo gruppo. Giuliana in questi mesi è stata opportunamente, ha lavorato opportunamente con il Comune di Roma. Questa è stata una scelta che chiaramente dagli altri è stata molto contestata, ma che in realtà è stata molto strategica, proprio affinché dopo aver appunto lavorato per anni sul territorio iniziasse a entrare in contatto con il Comune di Roma, con gli assessori, con i dipartimenti, con i direttori del municipio, proprio in vista di questo evento. Bellissimo essere qui questa mattina in questo evento particolare, veramente la prima volta che si fa una campagna, diciamo, su un barcone, ed è veramente bellissimo vedere intanto Giuliana, tutti gli attivisti, i candidati, Silvana Nicolò, Marcello, Paolo e Paola, insomma veramente meraviglioso. Io dico, il cambiamento si vede anche dalle piccole cose, vedo la raccolta differenziata qui vicino ai bidoncini e questo veramente rappresenta, diciamo, l'anima del Movimento 5 Stelle, un movimento vero, un movimento concreto che crede nelle cose in cui dice, perciò non fa una semplice politica per prendere voti, ma lo fa con il cuore, perché veramente pensa che questa strada, la strada della sostenibilità, la strada dell'onestà, è la strada veramente che porta al cambiamento. Giuliana farà un lavoro eccezionale per un motivo, che è il motivo principale: ama questo territorio, ama il municipio. Io l'ho vista all'opera in questo periodo, ma l'ho vista all'opera anche nella precedente consigliatura, e devo dire che l'impegno, la passione, anche l'orgoglio di portare avanti certe battaglie l'ha sempre contraddistinta. Detto questo, devo assolutamente ricordare quello che ci hanno lasciato in questo territorio, anche se oggi dobbiamo parlare di programmi, oggi parlerà di programmi, sarà lei a farlo, perché noi vogliamo andare avanti e guardare avanti, ma non possiamo dimenticare quello che hanno lasciato in questo territorio. Hanno lasciato, ieri ne parlavamo con lei e facevamo due conti, e abbiamo contato 13 milioni di euro di somme urgenze nelle due consigliature, quella Vizzani e quella di Tassone, poi arrestato il Madre Capitale. 13 milioni di euro di somme urgenze, di debiti lasciati a questo municipio e che i cittadini dovranno pagare con le loro tasse.
Io ringrazio veramente di cuore i miei colleghi, l'assessore Paola, per le belle parole che avete speso per me. E Paolo diceva bene una cosa, amo il mio territorio, è vero, io sono nata in questo territorio e mi sono spesa nell'attivismo civico, mi sono spesa con il Movimento 5 Stelle e voglio che questo territorio ritorni a risplendere. Voglio questo insieme alla mia squadra che è formata da persone che come me vivono in questo territorio e amano questo territorio. Ma iniziamo, vi illustro ciò che noi faremo. Innanzitutto vi voglio dire il perché siamo su questo balcone e perché siamo sul Tevere. Il Tevere, il nostro fiume che attraversa Roma e che unisce Roma al nostro municipio. Centro di Roma e il nostro municipio che devono essere sempre più vicine. Continueremo sempre a lavorare in sinergia con Roma Capitale, come stiamo facendo, come già abbiamo iniziato a fare, e speriamo, qualora dovessimo andare a governare anche in regione, di lavorare in sinergia quindi anche con la regione. Il nostro è un programma concreto e vero, che vede nei suoi punti di forza, che sono appunto la cultura, che sono le politiche ambientali, l'ambiente, il verde di cui questo territorio è veramente ricco, che è la spiaggia, il litorale con le sue spiagge, quindi. Noi vediamo in questi punti un rilancio del nostro territorio, un rilancio perché si possono attrarre risorse che possono essere investite per i cittadini e sui servizi sociali. Lo faremo innanzitutto potenziando la mobilità del trasporto pubblico. Noi sappiamo che abbiamo l'opportunità di potenziare la Roma Lido, abbiamo l'opportunità di razionalizzare le linee del trasporto pubblico locale. Tramite questa fase di rilancio dell'ATAF io so che arriveranno nuovi fondi e gran parte verranno investiti proprio sul nostro territorio, in tutte le spiagge. Ci dovranno essere le aree di accesso per i disabili, perché i disabili devono riuscire ad entrare dappertutto. Lavorare sugli anziani perché diventino la memoria storica di questi luoghi e riescano a trasmetterla alle nuove generazioni. Che dire, qui potete trovare mille altre idee, io vi ho fatto soltanto un punto saliente dei punti principali. Sul mio sito giulianadipillopresidente.it potete trovare tutto il programma e scaricarlo. Fra l'altro alla stampa sarà data una cartellina con un CD in cui potete trovare tutto. Il decimo deve ripartire dalle sue caratteristiche, che sono importantissime: cultura, mare, verde. Abbiamo una squadra bellissima di persone che amano questo territorio e come me si impegneranno per la sua rinascita.